Forse non tutti sanno che il Granduca Cosimo I chiamò l'astronomo Ignazio Danti a Firenze per far costruire strumenti di osservazione astronomica, posti nel 1574 sulla facciata di Santa Maria Novella. L'armillo equinoziale è uno strumento utilissimo per individuare il momento esatto dell'equinozio, il giorno in cui la notte e il giorno hanno la stessa durata. Nei secoli si era andati via via accumulando uno scarto temporale che aveva portato l'equinozio 10 giorni indietro. Così nel 1582 Gregorio XIII stabilì che si sarebbe passati dal 4 ottobre al 15 ottobre, saltando ben 11 giorni. Nasce il calendario gregoriano, che sostituì quello giuliano. Conoscendo il giorno dell'equinozio di primavera, si poteva poi calcolare la Pasqua cristiana. Nel giorno dell'equinozio di primavera non si vedranno più delle ombre a forma di cerchi allungati, ma ammireremo un'ombra a forma di croce, proprio a mezzogiorno.